L'8 marzo, impropriamente chiamata Festa della Donna, in realtà si chiama Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. E c'è un diritto che, a cui solitamente non facciamo caso, che è quello della visibilità. La peggiore violenza è l'invisibilità, da qui l'idea di intitolare 15 tra strade e piazze del comune ad altrettante donne che hanno fatto la storia, ma che pochi conoscono. E così la Commissione Pari Opportunità del Comune di San Casciano Val di Pesa ha ideato una sorta di flash mob, aggiungendo per tutto il mese di marzo targhe intitolate a grandi figure femminili, aviatrici, poetesse, pittrici, scrittrici, e a tre donne scelte dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Il Principe di San Casciano, entreranno a far parte della toponomastica del paese. Per sempre. Queste tre donne sono Serafina Battaglia, testimone di giustizia, Emmeline Pankhurst, che è un'attivista per i diritti civili delle donne, e Cristina Campo, che è una poetessa e scrittrice. Non casuale la scelta dell'accoppiata delle targhe. Piazza Livio Zannoni, medaglia d'oro consegnata nel 1935 da Benito Mussolini, si è voluto ricordare la figura di Marina Raskova, aviatrice. Il terrore dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, perché comandava il battaglione di sole donne, le streghe volanti della notte.